Bentornati appassionati. Spegniamo la presa e lo spostiamo. Questa che cos'è, ma? Il tuo coso. Ma non è quello il mio coso, quello là. Ah no? Ma non l'avevi dipinto già? Non è dipinto, è rivestito. No, perché l'ho visto le fasce qui. E siccome è tutto storto il pannello, lo sto spianando. Da sotto lui si era già tutto imbarcato. Ok. Quello che avevo a terra là l'altro giorno è sempre questo, no? Sì. Grazie, è sempre tutto. Ah, non l'ho spento, quindi avete preso tutto, va bene. Dicevo, non l'avevo spento, quindi avete visto tutto. Sì, qui ci sono anche capicantiere che ti vengono a vedere se gli va bene o no il lavoro. Ok, comunque direi che tutto sommato rileverei giusto questo pelo qua e faccio le rifiniture, quindi gli do un'ultima passata prima di dare, come vedete, un'altra passata. Pulisco bene tutto in modo che non mi si formi segatura sotto l'appoggio, che sennò ci solleva il pannello e ci sbalza la planarità del pannello. Quindi pulire di nuovo la zona e poi si riprocede a dargli un'ultima passata o la seconda passata, quello che insomma viene dopo. Prendo il punto più basso e regolo la fresa a quel punto lì, là ci siamo. E ripetiamo l'azione. Non ho messo un fine corsa, quindi io mi fermo un pelino prima, gli lascio degli scavi qui ogni tanto, ma poi questa parte finale me la riservo anche per ultimo. Volendo ci si può predisporre prima il fine corsa, solo che il fine corsa così è buono quando hai delle misure precise. Questo pannello è bloccato, da lì non si muove, invece io ho un leggero gioco di questo perché ho lasciato uno spazio di 2 cm, non essendo fisso, poi il fine corsa non hanno più un vero perché. Quindi per cui mi avvicino controllando con la fresa di arrivare vicino al bordo e poi mi farò la bordatura finale piano piano, girando prima da questa parte e poi spostandomi io dalla parte opposta vado a rifinire anche la parte di là. Però quello che ci tenevo a dire era, volevo dire che questo adesso, questa parte qua andrà appoggiato su un mobile. Questa è la parte inferiore, questa non si vedrà mai. Quindi per cui poi levigandolo così la finitura che viene fuori mi andrà bene. Ma qualora invece cerchiamo la finitura invece della superficie che stiamo lavorando fatta un po' come Dio comanda, è buona norma nell'ultima fresata fare questo senso di taglio, fare lavorare la fresa lungo vena, perché lungo vena vi farà un taglio più pulito con meno graffi e meno solchi visibili. Io in questo caso mi è comodo fare veloce così, perché tanto questo una volta levigato, se anche se mi rimane qualche graffietto non divento matto perché tanto non si vede. Cari appassionati, purtroppo ho memoria piena e non mi sono accorto che non stava registrando, abbiate pazienza. E mi sono preparato 2 bacchette di ferro da 3 mm, le ho opportunamente forate e ho fatto sempre con la fresa uno scasso per alloggiare queste bacchette di ferro. Ora mi metto un filino di colla giusto per, poi metto tutte queste viti, poi questo verrà completamente stuccato, userò uno stucco da carrozzeria così mi si asciuga subito. L'ho fatto sempre per il solito discorso che questo, anche se abbiamo messo il parquet sopra, essendo un parquet di quelli prefiniti, ha quella scheletratura. Vi faccio vedere, ha questo tipo di scheletratura, la parte nobile è solo questa qua. E questa scheletratura serve apposta per renderlo
flessibile. Quindi per cui è capace che la torsione che vuol fare poi ancora sto pannello qua, non c'è niente che glielo impedisca se non il bordino inchiodato e un po' l'incollaggio del parquet. Però vai a scoprire qual è la forza più potente, se è più potente quello che abbiamo fatto o non è sufficiente a evitare la torsione. Quindi per cui per tagliare la testa al toro mi sono preparato due scassi, due bacchette, adesso le vado ad alloggiare. Ne metto giusto un pizzico perché va bene che la mia è resinata, non è diluita con l'acqua, è diluita con una resina apposta. Però è comunque sempre colla vinilica e c'è sempre dentro dell'acqua. Questo essendo ferro l'ho lasciato così nature, quindi ha su comunque una protezione antiruggine dalla fabbrica. Però come al solito, prevenire è meglio che curare, quindi non voglio che poi le viti o comunque la barra di ferro possa arrugginirsi. Lo vado a stuccare con questo, è uno stucco metallico della LASAV. Di questo vi lascio il link perché, nonostante che era uno dei più economici, me ne intendo io di queste resine e direi che è ottima come resina. Fa molto caldo, quindi l'induritore ne andrà poco, perché quando fa molto caldo queste resine qua si asciugano in un batter d'occhio. Infatti preferisco impastare più volte. Questo più ne mettete prima catalizza, quindi d'inverno si è soliti metterne un pochino di più, perché d'inverno fatica a catalizzare. Quindi non state a guardare che lo stucco non vi è diventato rosa, quindi vi sembra di non averlo mischiato o messo abbastanza. D'inverno sicuramente lo fate diventare rosa perché mettete più induritore, ma in verità una punta di questo, una volta mischiato dentro, comunque fa reazione, dove ci va per osmosi, diciamo così, ci mette un pochino di più, ma basterebbe una goccia anche non mischiata di questo catalizzatore dentro allo stucco che vi fa diventare duro tutto il barattolo. È uno stucco che diventa molto duro, quindi bisogna lasciarne su il giusto, perché troppo eccesso poi rimuoverlo non è una cosa facilissima. È uno stucco che tira, quindi vi consiglio comunque di lasciare un po' come si fa sul cartongesso, sulle stuccature in cartongesso, quindi non schiacciarlo in maniera troppo potente, ma lasciare su un velo, in questo caso qualche decimo di millimetro è sufficiente. Da vicino il bordo della stuccatura, siccome tanto è roba che non ci serve, andate a rimuoverla bene, che è tutta roba che dovete levigare meno dopo. E quando comincia a fare così, non usatelo più, perché la resina che è all'interno sta già facendo reazione, che è quella che ha il potere adesivo. Questa è solo quasi una pasta di riempimento. Per farvi capire, nei barattoli vedete che c'è una parte più giallina, liquida? Quella è la resina. Il resto fa parte sempre dello stucco, sempre mastice, eccetera. Però quella è la parte che aiuta l'incollaggio. Una volta che ha cominciato a catalizzare quella, poi la massa rimane. Ma questo adesso, se l'appiccico da qualche parte, si stacca facilmente, perché la resina non ha più quella liquidità di penetrare nella fibra, che sia del marmo, che sia nei graffi della carrozzeria dove l'abbiamo levigato, o in questo caso nelle fessure del legno. Il pannello è stato stuccato, levigato e rifinito. Intorno ai bordi gli ho fatto una stondatura, prima con la pialla e poi l'ho finito con la carteggiatrice. Quindi adesso do una bella mano di fondo poliuretanico.
Ho visto qualche maker, qualche video dove dicono di darla la vernice, di darla tutta in vena, sono qua, sono là. Adesso non voglio dire niente, avranno avuto delle informazioni forse un pelino approssimative, ma il mio consiglio è la prima mano, cioè la prima passata, ovviamente se è una superficie è grande, meglio a rullo, ma se lo state dando a pennello ed è una superficie compresa come questo, un metro per un metro, prima passata datela pure incrociando, perché passandola solo in vena si presenta un difetto o un possibile difetto, che dentro alle, diciamo così, ai legni più venati la vernice non fatica a arrivare bene dappertutto, con il rischio che vi rimane a macchie. Invece velocemente si dà controvena in modo da spingere bene la vernice dentro a tutta la sua porosità del legno. Una volta fatto quello, allora sì, poi l'ultima passatina la date in vena, ma non datela come molti dicono solo in vena, perché è un errore. Fa abbastanza caldo, quindi penso che in breve tempo riesco anche a girarlo sotto sopra e dargli la mano di vernice sotto. Però direi che tutto sommato, al massimo forse potrei anche dopo fare un video veloce per farvi vedere dove sarà posizionato, però diciamo che questo è l'effetto finale. Qua sembra che ha delle macchie scure, ma non sono così, è la videocamera che non è il massimo della vita, cioè non ci sono proprio quelle macchie scure, non so come mai, dalla videocamera, vabbè, fa niente, comunque è stupendo, cioè vedete quella parte lì che sembra scurissima, ecco, dal vivo non c'è, vabbè, comunque questo è l'effetto finale, lì c'è una leggera stuccatura come vediamo da riprendere, però lo faccio dopo. Con uno stucco a cera lo riempo prima di dare la seconda mano. Spero di aver dato spunto per qualche idea per come si possono fare alcuni tipi di lavorazioni, come un pannello tra virgolette brutto di avete e così può diventare esteticamente un pannello che sembra tutto in tech massiccio. Ora così potete capire meglio il perché di quei supporti rialzati. Purtroppo a me, mio papà l'ha messo con la parte che in teoria doveva essere posteriore, l'ha messa davanti perché dall'altra parte è più bello, vabbè. Comunque, questo è il risultato. Vedete i piedini, quel decoder non ci stava sotto alla TV, quindi per cui coi piedini l'abbiamo rialzato solo il TV, lasciando sotto lo spazio per il suo decoder e altre possibili chincaglierie. Niente ragazzi, se il progetto vi è piaciuto, volevo anche far apprezzare il fatto del colore, che di faccia si vede meglio, come è molto simile ai mobili che ci sono nella camera da letto. E quindi, cari appassionati, se il video vi è piaciuto, come al solito un bel pollicione in su a Massimino fa tanto piacere, un'iscrizione aiutate il canale a crescere e a potervi quindi magari eventualmente un futuro proporre anche video un po' più completi, un po' più interessanti, perché ricordatevi che tutto quello che faccio lo faccio a mie spese, non ho nessuna collaborazione, niente di niente, e come piace dire a me, ci vediamo alla prossima. Ciao appassionati.